Bella ragazzi, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Prima che inizi il video ragazzi vi devo chiedere di lasciare un mi piace, perché questo è un ritorno veramente speciale per il mio canale e vorrei che arrivassimo veramente tantissimo a 1000 mi piace per il prossimo episodio. Capirete bene nel video di che video si tratterà. Ovviamente è Minecraft, non vi preoccupate, non è un altro gioco, ma è una cosa veramente figa e per quelli che mi seguono da veramente tanto tempo sanno quanto ci tengo, non so parlare. Quindi lasciate un mi piace adesso. Grandi che l'avete fatto. Il video sarà veramente bello, strutturato bene, ho parlato tanto e quindi spero che il video vi piacerà. Quindi vi lascio all'intro. Hihi, Marci Burlone, ciao. Hihi, Marci Burlone. Ragazzi, sono Marci e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft. Ragazzi, siamo qui con l'ultimo sopravvissuto, ragazzi, una vecchia gloria della mia, del mio canale, ovvero una serie vanilla. Per tutti quelli che diranno perché non ho il cappello, oggi non ho il cappello perché voglio tornare un pochino, davvero, perché non lo trovavo e perché non ho le bizze, quindi non ho, sono con la cuffiettina e quindi ok. Per tutti quelli che dicono Marci, ma la vecchia vanilla, purtroppo ragazzi, vi ricordate che ci fu quel problema che il mondo si sminchiò, cioè ce l'hanno contro di me, le vanille non me le vogliono far continuare, ormai l'abbiamo capito tutti perché Marci è contro le vanille. Quindi cosa ho detto? Io iniziai a fare una vanilla per conto mio, ovvero questa qua. Ma ho detto, ma perché non provare a riportarla come ultimo sopravvissuto? Spero ragazzi che la serie vi possa piacere, quindi lasciate un bel like subito, così almeno mi fate capire che una serie vanilla vi può piacere. Cerchiamo di arrivare a 1000 mi piace per il prossimo episodio, mi piacerebbe veramente tantissimo ed è una cosa che mi farebbe molto piacere. Ovviamente questa serie sarà interattiva, infatti scrivete praticamente voi cosa fare e non ci saranno episodi spenti e morti come la vecchia survival, non vi preoccupate. Quindi iniziamo subito. E ragazzi, ovviamente partiamo con una casa già fatta perché non voglio fare le solite menate di inizio. Facciamo come se partissimo dall'episodio in cui ci eravamo lasciati nella vecchia survival, ok? Lasciando perdere quella casa gigante che feci, che non aveva senso, e quindi iniziamo da qui. Allora, lo stile della casa secondo me è molto figo, perché se lo guardate un po' dall'alto, adesso sono caduto ovviamente, io devo cadere, mettiamoci qua, è figo, non l'ho mai visto in uno stile del genere, anche se le porte di legno bianco mi fanno letteralmente cagare, però vabbè, questo è il minore dei problemi. Io direi che possiamo, io ho già messo qua, c'era un casino di vetro, qui dovrebbe esserci già cotto tutto, infatti, perfetto. Tre. E miniera ho trovato niente, se non carbone, 23 pezzi, ho trovato una miniera là. Adesso non mi ricordo ragazzi, ci gioco nel tempo e quindi non mi ricordo. Allora, personalmente vorrei fare il vetro colorato di arancione, per vedere un attimino com'è. Voglio vedere un attimino com'è, perché secondo me ragazzi il vetro arancione è... Voglio provare a vedere com'è. Allora, facciamolo che lo mettiamo qua. Penso mi possa piacere, uno strato arancione qui, uno strato arancione di là, e qua lasciamolo trasparente, oppure... Ah, ok, di qua volevo provare a fare una cosa, quindi qua ci sta. Ci sta questo arancione. Però l'arancione... Ok, qua ce n'è ancora. Perfetto, che culo. C'è proprio uno. Volevo fare tipo delle cose con delle scale per rendere un pochino il tutto più brillante e più cososo. Ok, ok, avete capito quello che intendo. Quindi mettiamo questo qua. Ecco, già sbaglio a mettere il primo pezzo, però vabbè. Allora, facciamoci delle scale. Le scale le facciamo di birchwood, perché appunto è quello che ho per adesso. Però, sì, per forza birchwood, va benissimo il birchwood, però uno non basta, ok. Ah, e peraltro ho anche questo acacia wood che ho trovato nella cesta iniziale e possiamo farci le porte. Effettivamente ci ho pensato adesso, sì, tutte altre cose, molto più bello. Anche se siamo un carcere. Però vabbè, scrivete voi nei commenti se vi può piacere. Perché ragazzi, nei commenti dovete scrivermi qualcosa. Allora, se volete essere salutati dovete fare un commento abbastanza commentoso, nel senso che deve essere un commento decente. No, vediamo se così mi piace. Sì, mi piace molto così. Un commento decente inerente alla serie, dove scrivete Marci fai questo, Marci fai quell'altro, datemi dei consigli e io vi saluterò nel prossimo video. Quindi figo. Magari scrivete hashtag Marci consiglio, hashtag Marci qualcosa, perché ci sta. Allora, qui intanto così mi piace, mi può piacere così. Direi proprio di sì, molto figo, molto molto figo. Allora, le scale come le voglio mettere? Le voglio mettere sicuramente in questa maniera. Allora, queste qua, qua tiriamo su. La scala la voglio mettere al contrario così forse. Non così, ma bensì qua. Ok, così. E questa qui la togliamo. Ok, ditemi se non è un'idea strafiga mettere la scala così per fare tipo una specie di cupola. Guardate, così.
Ok, ecco, per l'appunto. Secondo me viene figo. Proviamo a farlo anche di qua. E qua dobbiamo farlo così. E qua ci saranno delle slab. E le slab. No, le slab le facciamo normali. Qui abbiamo anche della terra che metteremo. Ok, questo è tipo un pochino lo stile di Bidabolo dovrebbe essere. Io non mi ricordo il youtuber che seguivo tanto tempo fa. Non mi ricordo mai se è Itoslab o Bidabolo che faceva una cosa del genere. Comunque. E 6 bastano. Perché dall'altra parte non lo voglio fare, voglio farlo solo di qua per adesso. Dove mettiamo dei vasettini e cazzate varie. Poi le metteremo nel prossimo episodio. Ok, mi piace moltissimo, sicuramente mi piace, perfetto. Qui voglio metterci un pochino di cobblestone. Cobblestone cosa vuol dire? Wall. Perché ragazzi, guardate un pochino. Metterla qui centrale. Dà un tocco in più secondo me. Sì. Scrivetemi nei commenti se vi può piacere questa cosa perché a me piace moltissimo. Il contrasto che dà con il legno non lavorato è veramente bello e anche mettere questo contrasto qui ci sta molto. Ora, l'unica cosa che non so come strutturare è da questa parte e da questa parte qui, perché non posso mettere tutto vetro secondo me, perché poi dopo un po' il vetro stanca. O mettiamo un motivetto. Nel senso, qui possiamo fare una cosa del genere, tipo così, così, qua tutto vetro, però qui sotto no. Capite quello che voglio dire? Così. Tanto il vetro ne abbiamo tantissimo, quindi possiamo anche permetterci di rompere. Ecco, qualcosa del genere, eh? Così c'è il motivetto sotto che incastra il vetro sopra, ed è una bella cosa. È una bella cosa, a me piace tantissimo. Se poi lo facciamo anche di qua, possiamo vedere cosa viene. A me piace. Così personalmente a me piace. Mi piace tantissimo. Quindi adesso facciamo che. Ah, a parte che ho messo anche una porta di qua. Perché mi serviva per salire, a dire il vero. Sì, questo era lo scopo. Però la lascerò perché ci sta. Ah, non ce l'ho fatta a salire. Ok, 1, 2, 3. Ok, se io metto da sta parte. No, da sta parte io lo lascerei bello pulito però. Tipo tutto bianco, sì. Proprio un'uscita secondaria così metterei qua. Sì. Vediamo. Senza vetro e senza niente, qua si esce proprio così. Però non mi piace così, Tipo, forse un pezzo di vetro qui e qua per far entrare un po' di luce. Io non lo disdegnerei. E magari anche quell'arancione, vediamo. Da dentro devo vederlo perché da fuori non mi. No, sì, ci sta. Ci sta moltissimo. Ci sta. No, è bella la casa, sta venendo bene. Da questa parte i motivetti li farei in maniera molto molto differente. Perché? Allora, innanzitutto ci vuole. Ok. Bisogna capire che a 3-3 io volevo fare una cosa del genere, ovvero così. Poi prendiamo la terra anche. E fare una cosa del genere. Così. Ma questo qui l'ho già sbagliato a metterlo. Ma il motivetto è questo, tac tac, e da questa parte sempre 3 blocco, quindi ok, 3, 3, terra sopra, blocco di qua, e dovrebbe formarsi proprio quello che voglio io perché c'è un centro, che sono i due, perfetto, perfetto, proprio come lo volevo. Ditemi se non è una figata assurda, perché queste cose ragazzi io me le penso un po' in creativa, ok? Nel mondino che c'è in creativa mi guardo un po' le cose che potrei fare. Intanto qua manca un pezzo. Ok. E vedo appunto come può venire. Perché secondo me già dentro così è veramente. Guardate che il motivetto qui è bellissimo. È bellissimo, non c'è nulla da dire. Unica cosa che non so come fare adesso è il pavimento e il soffitto. Quindi ragazzi, mandatemi voi degli screen su come potremmo fare la casa oppure il soffitto. Tanto la casa più o meno avete visto com'è. Io vi lascerò anche il seed. Ok, leggetevelo tutti. E viene bene secondo me. Adesso dobbiamo dormire anche. Dobbiamo dormire. E adesso facciamo che buttiamo via tutta sta roba qua. Se non sentite i rumori di Minecraft è normale ragazzi, è proprio normale perché un po' dovrebbero sentirlo. Comunque nel prossimo episodio che se volete che esca domani, mille mi piace ragazzi, dai ce la facciamo. Io so che ce la facciamo per una volta, sono così per il prossimo episodio, mille mi piace. Anche se la terra qua sotto non mi dispiace, però credo che Stone Brick sia la cosa migliore. Credo proprio di sì. Anche se la terra, ragazzi, come dico, no, a me non mi dispiace mai tenere la terra come pavimento. Devo essere sincero, perché questo verde qua a me personalmente piace. Quindi, adesso capiamoci un attimino.
Facciamo un attimino delle ceste. Anzi, dormiamo prima perché è più importante. Ok, prima che questo. Ok, è giorno di nuovo. Allora, da dentro, ragazzi, questa cosa qui non mi piace particolarmente. Perché? Se voi guardate, si vede... Non so come dirlo, si vede un pochino troppo. Quindi, per ovviare a ciò, metterei delle slab qua sopra. E potremmo mettere del... guardate un po', vi faccio vedere, faccio prima. Per esempio, prendiamo un po' di legno. Prendiamo questo birch... sì, birch. Questo birch qua. Ok, ne abbiamo già un po'. Aspetta, no, facciamo così. Facciamo così. Quante ne abbiamo? 4, proprio quelle che servono, giustamente. Qua no, ne servivano un po' di più. Però vabbè, cominciamo da 4. Cacchio, è vero, bisognava fare le altre. Ah, è vero, è vero, è vero. Bisogna fare quelle qua. Vabbè, cominciamo a tenerle così. Poi qua ci saranno quelle altre due. E via. Ah no, ok, è giusto. Ah no, è sbagliato, perché è sbagliato. Ce la farò, ragazzi, ce la farò. Ok, così, perfetto. E qua in mezzo ci mettiamo qualcos'altro. Poi, guardate un po'. Con delle semplici slab possiamo, sentite qua, possiamo fare una cosa del genere. Adesso questa devo toglierla perché ho sbagliato proprio completamente. Così e così. Già non si vede il dietro e non mi dispiace come cosa, anche se qua, vabbè, possiamo ovviare mettendo qualcosa sopra. E qua mettiamo dei frame, ci può stare. Ah, se avete notato, ragazzi, ho fatto pure una bella armatura di leather con tutte le mucche che ci sono qua fuori, che ho ammazzato. Quindi, ragazzi, io credo che per questo episodio possa bastare. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace ed un commento per Marci senza il cappello e senza le cuffie. Se siete arrivati fino a questo punto, scrivete nei commenti: Marci, la survival è survivalosa. E quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Lasciate un bel mi piace ed un commento. Marci è tutto, bella.